E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti. A Torricella Verzate, in via Emilia 2. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Fumo marijuana per meditare. Grazie a queste parole, un tabaccaio della provincia di Bari è stato subito scarcerato dal giudice del tribunale di Bari, Anna Perelli. Era stato arrestato perché trovato in possesso di 8 grammi di marijuana. L'uomo ha spiegato di essere un cultore della religione rastafariana, che prevede appunto l'utilizzo della marijuana come erba medicinale e meditativa per favorirne la preghiera. Cosa ne pensa? Concorda con la decisione del giudice? No, assolutamente no, nella maniera più assoluta. Come mai? Perché non siamo in uno stato spacciatore e comunque la marijuana in Italia non è legale, e quindi se è una religione che comprende l'utilizzo di eroina, allora cosa facciamo? La marijuana viene considerata come una droga leggera. Sì, sarà anche una droga leggera, ma io non sono per le droghe, né pesanti né leggere, assolutamente. Mai più poi tutelata dallo Stato e dalla giustizia, assolutamente. Una droga leggera poi può portare anche una droga pesante, non pensate? Beh, io penso che per fortuna esiste la democrazia, quindi vorrei dire ognuno è libero di fare ciò che vuole. Non lo so, per mia scelta forse sì, direi di sì. No, non ha fatto bene ad arrestarlo, anzi, visto che comunque c'è la libertà di scelta... Sono d'accordo. Lei è a favore della legalizzazione delle droghe leggere? Dipende perché uso. Perché se viene usata per le medicine, quindi per far star bene le persone, perché no? Ben venga. Io non l'ho mai usata, quindi non so che cosa voglia dire, però nelle medicine assolutamente sì, sono d'accordo. Beh, non saprei, nel senso che mi sembra una questione abbastanza... cioè fa un po' ridere questa situazione. Allora uno va in carcere e poi dice ma io faccio parte di questo gruppo religioso, allora vale tutto. Al di là della vicenda, lei è a favore della legalizzazione delle droghe leggere? Anche su questo non saprei, perché nel senso non sono totalmente contro l'uso delle droghe leggere, che probabilmente fa molto meno male di tante altre cose, però c'è anche da dire che se poi tu legalizzi l'utilizzo potrebbe diventare l'Italia un po' come Amsterdam, tutti quei posti in cui tutti vanno appositamente per farne uso. Anche lì bisognerebbe vedere, insomma, o le legalizzano tutti o tanto vale che lasci così, insomma.